Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi preparerò la sbrisolona secondo l'antica ricetta originale. Farò soltanto una piccola modifica, ovvero un'aggiunta delle piccole goccioline di cioccolato fondente per rendere questo dolce un pochino più goloso. Pensate, in principio veniva fatto solo con le nocciole. Poi col tempo queste sono state sostituite dalle mandorle proprio per permettere all'impasto di rimanere un pochino più compatto, perché solo con le nocciole era molto friabile, anzi molto frioso. Vediamo dunque quali sono gli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Olè! Essendo una preparazione veloce, preparate tutti gli ingredienti sul tavolo, quindi accendete il forno e portatelo a 170 gradi, perché il forno deve essere preriscaldato, forno statico. Entriamo nel dettaglio e vediamo dunque quali sono gli ingredienti che ci occorrono. 100 g di mandorle pelate, 70 g di nocciole con la pellicina, 50 g di mandorle con la pellicina, 200 g di farina di mais. Il fioretto sarebbe ideale in quanto è tritato molto fine, ma va bene anche la classica farina di mais che vendono per fare la polenta, solo che prima di utilizzarla vi consiglio di metterla all'interno di un macinino per renderla più fine. I macinini per fare il caffè, per esempio, sono ideali per questo lavoro. Poi ci serviranno 200 g di farina 00, due tuorli, 100 g di strutto e 100 g di burro. Poi premetto, se non volete utilizzare lo strutto per mille ragioni, potete utilizzare 200 g di burro. 175 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, un cucchiaino di essenza di vaniglia oppure la polpa di una bacca di vaniglia e poi delle gocce di cioccolato. Come vi ho detto, questo è un ingrediente opzionale, circa 50 g. Ultimo ingrediente, la scorza grattugiata di un limone biologico. Cominciamo dunque la preparazione. All'interno di un frullatore inserire le mandorle pelate e avviarlo ad intermittenza. Dobbiamo ottenere una granaglia. Vedete? Né troppo grossolana né troppo fine. Questa è la giusta consistenza che dobbiamo ottenere. Fare la stessa cosa anche con le nocciole con la pellicina. Mi raccomando, sempre ad intermittenza. Quindi unire mandorle e nocciole triturate all'interno di una boule. Ora potete decidere di procedere in due modi diversi, o con l'ausilio di una planetaria oppure manualmente. La cosa importante è che questo passaggio, sia manualmente che con una planetaria, venga assolutamente fatto in questo modo. Questo vi permetterà di ottenere un risultato perfetto. Quindi, all'interno di una boule oppure all'interno del cestello della planetaria inserire il burro, lo strutto, lo zucchero, l'essenza di vaniglia oppure la polpa di una bacca di vaniglia e la scorza grattugiata di un limone. Ultimo ingrediente, un pizzico di sale. Se decidete di fare questo primo impasto manualmente, potete farlo o con una frusta oppure con una spatola. L'importante è che otteniate un composto omogeneo e bello cremoso. Se non volete utilizzare lo strutto, potete utilizzare tranquillamente il burro. Il burro non deve essere freddo, deve essere a temperatura ambiente, perché altrimenti farete un pochino di fatica ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. E voilà, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Perfetto. A questo punto, all'interno del cestello della planetaria o di una boule, se decidete o desiderate farlo manualmente, inserire i due diversi tipi di farina, quindi quella di mais e la farina classica 00, non serve una farina particolare, le mandorle e le nocciole tritate, i due tuorli d'uovo ed avviare la planetaria alla velocità minima, fino a quando il composto non diventa granuloso. Se volete farlo manualmente, non utilizzate le mani in questa fase di lavorazione, continuate a mescolare anche all'interno della boule, semplicemente con una frusta. Ottenuto questo risultato, guardate che meraviglia, perfetto, con una spatola pulire bene tutte quante le pareti del cestello della planetaria, in quanto ci possono essere ancora dei residui di ingredienti che non sono stati perfettamente amalgamati agli altri ingredienti.
a questo punto travasare il composto su un piano da lavoro. E ora comincia l'unica vera parte difficile di questa preparazione, quindi la maestria si vede qui, perché fino adesso ha fatto tutto quanto la macchina o le macchine che abbiamo utilizzato. L'impasto va manipolato il meno possibile. Il metodo corretto è quello di passarlo così fra le mani e poi di sgranarlo un pochino. Partite dal presupposto che più lo manipolate, più si scalda e più gli ingredienti tenderanno a compattarsi. Quindi dovete continuare a fare questo tipo di lavorazione molto delicatamente fino a quando tutti i granuli avranno raggiunto la giusta consistenza, densità e grandezza. Un altro consiglio che vi posso dare è quello di lavorarlo con la punta delle dita e di farlo ricadere così sul piano da lavoro. Mi raccomando, non schiacciatelo mai, non vi accanite se trovate dei piccoli pezzettini di burro che non sono stati assorbiti, non è importante. La cosa importante è che otteniamo questo risultato. Prendere dunque un foglio di carta oleata e stropicciarlo bene in questa maniera, quindi accartocciarlo, strapazzarlo, trattarlo male, ditegli anche qualche parola brutta, insomma, trattatelo proprio male, dice cos'è sta roba? Perfetto. Quando si è sottomesso, allora mettetelo all'interno di uno stampo da crostata va benissimo. Quindi cominciare a inserire un po' alla volta questi granuli. La carta oleata non è nient'altro che la carta da forno, quindi magari qualcuno mi domanda ma che cos'è la carta oleata? È la stessa cosa, carta oleata, carta da forno. Creare un primo strato e poi inserire quello che è l'ingrediente opzionale che vi avevo detto in precedenza, ovvero delle gocce di cioccolato. Ecco, io ci esco pazzo per le gocce di cioccolato all'interno della sbrisolona. Per me ci stanno da Dio. Poi premetto, se volete fare la ricetta originale non le mettete, ok? Mentre finisco di riempire lo stampo alternando un po' di gocce di cioccolato a un po' di briciole, vi do anche qualche informazione in più che riguardano sempre il discorso appunto della ricetta originale. Attualmente viene fatta senza utilizzare le nocciole, quindi la ricetta originale moderna è quella che prevede solo l'utilizzo delle mandorle. Quindi nel caso in cui vogliate fare la ricetta originale moderna, al posto di 100 g di mandorle, 170 g di mandorle e niente nocciole. Tra gli ingredienti vi ricordate che avevamo anche 50 g di mandorle con la pellicina. Ecco, queste si mettono in superficie, quindi tagliatele così a coltello senza dare una cura particolare, quindi devono essere molto grezze. E voilà, quindi metterle un po' qua e un po' là, magari qualcuna più intera, inseccarla proprio all'interno dell'impasto. A questo punto il composto non va assolutamente schiacciato, ma va leggermente compattato, molto molto delicatamente. Se non lo compattate, dopo la cottura si sbriciolerà eccessivamente, se lo compattate eccessivamente diventerà un blocco di marmo. Quindi questa è un'altra criticità di questa ricetta. Mi raccomando, fatelo bene. Tagliare dunque con una forbice l'eccesso di carta da forno e cospargere la superficie con dello zucchero. E voilà, infornare immediatamente a 170 gradi per 45 minuti, forno statico. Se avete il forno ventilato e non potete accedere alla funzione di forno statico, allora 150 gradi e il tempo di cottura è di circa 40, massimo 45 minuti. Poi i tempi e le temperature precise, questi non si possono spiegare o identificare in modo preciso, in quanto ogni forno ha una sua forza, una sua resistenza, un suo carattere, eccetera, eccetera, eccetera. Verso metà cottura, se vi accorgete che sulla superficie si sta colorando eccessivamente, mettere un foglio di alluminio e terminare così la cottura. E voilà! Che meraviglia! Il profumo è qualcosa di pazzesco, cioè non avete idea di che cosa non è questo profumo che c'è in questo momento in casa, in cucina, in bagno, in camera da letto, a casa dei vicini, in tutto il mondo. Ecco, non toglietela assolutamente dallo stampo fino a quando non si sarà perfettamente raffreddata, perché adesso, appena
tolta dal forno, risulta ancora morbida ed è normale, si deve asciugare e si asciuga a temperatura ambiente. Mentre è ancora calda, però, bisogna dargli una bella spolverata di zucchero a velo. E voilà ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante, e di condividere a nastro a manetta su tutti i social questo video, anche gli altri, con tutti quanti i vostri amici. Inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze con procedimento, foto, video, passo passo, tutte cose, insomma, lista degli ingredienti completa, e se manca qualche dettaglio lì nel sito internet lo vado a dire. Non vi dimenticate anche di lasciare un commento, perché spesso e volentieri i vostri commenti arricchiscono il video, perché a volte ci sono dei consigli che sono davvero illuminanti e utili per tutti. Quando si è raffreddata, metterla in un vassoio da portata e sbrem, siamo pronti per la prova dell'assaggio. Mi consenta. Allora, avevo detto domani mattina faccio la prova dell'assaggio, e poi il problema è che sono andato a farmi una doccia così proprio shue shue, e c'è questo profumo nell'aria, nella casa, ho detto non ce la faccio, non ce la faccio, devo mangiare, devo fare la prova dell'assaggio, e allora chiudiamo il video. Allora, dai, andiamo a provarla e... Ovviamente in questa torta, che non è una torta, una sbrigiolona, questa sbrigiolona, proprio quella, il coltello è bandito, non si taglia col coltello, ma si staccano i pezzi così e si sbranano. Quindi vieni qua che stacchiamo un pezzo, che ce lo sbraniamo. Vediamo, allora, vediamo, top, qua proprio un tocchettino così. Ecco qua, ancora è un po' tiepida, Però, guardate che meraviglia. Guarda, no, veramente, vieni a vedere che roba. Cioè, proprio... qualcosa di... guarda sotto, intanto cadono i pezzi, non cadere proprio. Mamma mia. Guarda qua. Mamma mia. C'è la giusta croccantezza. Scusate. Cosa te lo dico a fare? Non lo so, guarda qua. Com'è? Com'è? Dai, lo fa la poi dimmelo anche tu. Dimmelo anche tu. Amici. 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 Non fatela, perché guardate, me la sono praticamente già finita. Non fatela, l'ho appena fatta. Non fatela. Guardate, me la sono già quasi finita.